Buongiorno, signor Spinnato. Buongiorno. Questo mestiere che lei sta facendo, come si chiama? Si chiama baniere fatte artigiane, con le salici, con le canne, con tutte le attrezzature che occorrono per poter fare il suo lavoro. Questo mestiere che lei fa è tempo antiche. Perché è nato? Qual era lo scopo di fare questo mestiere? Perché quando eravamo ragazzine mancava tutto, anche il pane, per dire non c'era niente. Allora diciamo da fare, di fare qualche lavoretto così. E quindi io ragazzina a 9 anni, 10 anni, io a prendere dei salici, delle ghiestre di olive, e le canne, tutte queste cose. Purtroppo era tanto per poter sopravvivere, perché non c'era altra possibilità. E quindi che dobbiamo fare? Ora io sono anziano un poco, diciamo un poco anziano, e quindi dice... Ma mi dico una cosa, fino a che età l'ha svolto lei questo mestiere? Io quando avevo 8 anni sapevo fare questo lavoro. E adesso lo fa come mestiere? Come hobby. Come hobby. Come hobby. Ma lei che tipi di materiale usa per fare questi panieri? Che allora, salici, canne, spaccate a pezzetti, diciamo a scricciolini, salici, canne, tutto l'occorrente per poter fare il suo lavoro. Lei prima di cominciare a usare questo materiale lo deve preparare? Sì, lo vado a preparare prima perché non ce n'è tante più, ormai quasi non ce n'è più a nessun posto, quindi dove c'è qualche pianta io la tengo sotto controllo e prendo. Questo materiale che lei ha si trova facilmente? No, non si trova facilmente. C'è qualcuno che ce l'ha, però qualcuno sono contato. Invece prima, tempi antichi, c'era tutte queste canne, dei salici, delle cose. Ora c'è qualche cosa di poco. Questi panieri hanno dei nomi? Ci sono panieri e ci sono, come in siciliano, caitette, panarotte. C'è differenza tra di loro? I caitette sono molto più grandi di un panere, di un panarotto. E quindi semplicemente che si fanno tutti i tipi di lavoro, non è che si fa solo un panere solo, ma si fanno dei cessi, dei cistone, dei cavalli, di tutto si può fare con questo tipo di materiale. Però è un po' raro, non è una cosa tanto facile. Ma la forma è sempre questa o ne abbiamo differenti? Per esempio il manico va sempre sopra, alle volte ne possiamo trovare dei panarotti con dei manici laterali. No, panarotti con manici laterali non ce ne sono, solo cestini. Cestini con l'archetto. Ma per fare un paniere di questo, il tempo di lavorazione, quanto ci sta ossia per fare un panarotti di questo? Questo passa 3 ore. Un 3 ore di lavoro pieno? 3 ore, sì. E anche queste cose hanno bisogno poi di una seccatura? Cioè hanno sempre bisogno di essere messo sulle per farle seccare? No, non occorre. Non occorre. Naturale, anzi è meglio, naturale è meglio. Ma queste cose quando le facevate ai tempi antichi, a che cosa vi servivano? Semplicemente si faceva questo lavoro perché si vendeva qualche cosa e comprava un po' di pane, perché non c'era. Lei lo faceva come mestiere e quello che accattava che cosa ci esibiva? L'uso qual era? Che ne potevano fare? Quello che comprava facevano le frutte in campagna e per raccogliere queste frutte. Quindi venivano utilizzate in agricoltura? Certo. Ma anche a casa si possono utilizzare per conservare frutta? Sì, no, per conservare momentaneamente, semplicemente, che so, mezza giornata, un giorno al massimo, perché poi si devono levare, chi si che poi porta l'odore di una cosa bruciata, diciamo, come struttura di panarelli. Allora, come questo tipo di panere che dici io, come si dice la parola in italiano? E lei ha fatto? Un panarello, diciamo un panarello nel fondo, la struttura
che ci sono dei salici, qua ci sono altre, si vede che ci sono altri disegni, no? Create altri disegni a mano, senza altri motori, questo e quell'altro. Questo è tutto salici, questo è tutto montante di salici. Queste sono canne tutte intrecciate, intrecciate. Allora qua c'è una fasciattina fatta, diciamo, tanto per avere uno stile grazioso, no? E poi torniamo qua, tutto rosso, tutto completamente, tutto il circuito, tutto rosso, anche il manico tutto rosso. E quindi quanto ci sono stato a fare questa qua? Tre ore. Di qua. Veramente, queste qua le devo usare per un altro paniere, però montante bianco, perché queste sono bianche, non sono come queste. Queste qua è un tipo la mano. Queste sono rare, quindi cose importanti. No? Ma questo materiale che cos'è? Queste sono salici bianchi. Ma questo materiale si può usare direttamente raccolto o se lo lasciamo è secca, ha bisogno di un trattamento? No, questo ha bisogno di essere messo in acqua perché era già secco. Ah, quindi se è secco... Vogliamo dire che si può pure lavorare ormai. Dico, quindi se il salice è secco necessita di essere messo a mollo. Ah certo, deve essere messo. Se invece lo raccogliamo verde... Sì. Lo raccogliamo verde, si può lavorare anche nella giornata stessa. Sì. Questo è un lavoro che sto iniziando da ora, no? Adesso fra 3 ore questa casa l'ha completato. Per finire questo paniere ci vorranno 3 ore. Questi di qua che cosa sono? Salici. E di questi vengono a fare i montanti per montare la struttura del paniere. Questi sono tutti i montanti per poter fare l'archie, diciamo, l'ultima azione del come tipo questo. Questo paniere quanti anni ha? Questo 45 anni. E l'ha fatto lei quando era giovane? Sì, quando era giovanotto, ero giovane. Tutti questi sono panieri che ha fatto lei, vero? Sì, questo è invalido perché è caduto, quindi è poi invalido. Però questo è ancora intatto, Va bene, la ringraziamo, signor Spennaro. Questo mi davano, lo sai, quanto mi davano? 150 euro per questo paniere, io non l'ho potuto dare nemmeno per 300 euro. La ringraziamo tantissimo, è stato gentile. Sai quanto richieste che ho avuto io per poter fare tutte queste paniere? Richieste telefonate tutti i giorni, tutto! Buona giornata, sono Sebastiano. Provo a spiegarvi più o meno il mestiere del bottaio, in siciliano buttaro. Proviamo a spiegare come si costruisce una botte. Praticamente si parte dalle toghe in legno. Il legno si usava quello di castagno, di rovere, che era uno dei migliori, e quindi poi si cominciava a fare le doghe che venivano in una forma particolare, praticamente a centro venivano più grosse per creare la pancia, e quindi c'era un supporto dove si metteva, c'era un cerchio, un supporto dove si mettevano tutte le doghe all'impiedi. Ora li fanno tutti con macchine moderne, praticamente. Una volta che si ultimava tutto, le doghe, in circolo, si metteva un primo cerchio di sopra, un cerchio di ferro di lamiera, forse così, praticamente come questi qua,
cominciava, si mettevano il primo cerchio e si ammassava in modo che stringeva. Poi si metteva un altro cerchio, finché si stringeva completamente, facevano contatto le doghe in modo da essere ermetiche. Praticamente però sotto le doghe rimanevano abbastanza aperte, non come qua perché questa è una botterecchia, diciamo, ed è chiusa. Le doghe rimanevano aperte. E c'era una morsa con delle fasce di cuoio che si metteva qua, si stringeva e loro stringevano. Praticamente però prima bisognava mettere una brace, si accendeva, si ci metteva, le borchie non c'erano, diciamo, quindi la botte ancora aveva solo le doghe esterne. Si accendeva il fuoco e si ci metteva la botte di sopra, si bagnava di dentro e di fuori e si riscaldava. Riscaldando praticamente l'umidità dell'acqua riusciva a stringere la morsa, a portare le doghe fino a come quelle di sopra. Quando si arrivava a contatto preciso si metteva un anello. Mettendo un anello si levava dal fuoco. Si girava. Si mettevano 3 per parte, 3-4 per parte. A questo punto si faceva questo tipo di lavoro nella porta. Si faceva questa smossatura che c'è, più in cavo dove veniva il coperchio messo. Si faceva questo a mano, praticamente, con me, scarpello e una palettina. Dove veniva inserita, ed è il coperchio, praticamente, questo. Si prendeva la misura precisa, la circonferenza, e con un compasso si mettevano, praticamente non erano cerrotonde, erano tavole normali. Di solito facevano dei buchi, se ci mettevano delle mecce di legno e si univa praticamente tutti. Con un compasso, avendo preso la misura precisa, si segnava e si tagliava tutto il coperchio. Dopo aver finito i due coperchi, praticamente si faceva un buco, il buco qua era importante. Si metteva il primo coperchio di dentro, quello di sotto, praticamente, perché bisognava entrare di dentro verso fuori questo coperchio. Si allentava poco poco in modo che allargasse un pochettino, si pressava quello di sotto. Dopo aver pressato quello di sotto si metteva quello di sopra, che se doveva entrare si metteva, veramente come posso fare, questo intero, si entrava e poi si girava con un attrezzo, si teneva da un lato e con un altro attrezzo a T, a L, si infilava qua e si faceva tom tom, modo che lui se ne andava al suo posto.
poi si chiudeva tutto, si abbassava perfettamente, si batteva qua in modo che facesse ben pressione. Di solito ci mettevano anche del mastice, mastice naturale, o addirittura un silo, non lo so se tu conosci così, per tenere, per scivolare bene e fare tenuta bene. Poi praticamente nelle botti più grandicelle, anche questa per esempio, si ci faceva una porticina a coltella per quando si doveva pulire. Quindi era meglio farla prima di mettere il tappo. Si faceva un po' compliqua. Questa era sempre lo stesso legno, si faceva un po' obliqua in modo che quando questo entrava, tirando, andava in pressione e si chiudeva ermeticamente. Faceva così. Questa, la spinoccia, si metteva a metà, diciamo, quando il vino nuovo, praticamente, la feccia, la feccia, praticamente arrivava a questo livello. Quindi quando tu hai il primo vino, arrivi questo, usciva la feccia. Per evitare questo, si cominciava a prendere il vino da qui. Poi arrivando a questo punto, diciamo, era ora di travasarlo, quindi si travasava e qui rimaneva libero. E se poi si poteva prendere qua, era solo per questo motivo. Allora, praticamente il bottaio aveva pure il compito molto spesso di curare le botte dopo che venivano usate. La botte praticamente come prima uso, noi facevamo con mio padre la stufa, ci facevamo la stufa, non come anche altre volte ogni anno la facevamo la stufa. Praticamente si prendeva un po' di mosto, si bolliva e si ci mettevano anche delle carrube, delle foglie di arancio, cose, aromi, diciamo, c'è chi ce le metteva e c'è chi non ce le metteva. E si buttava dentro la botte, si otturava e si rotolava in modo che si assorbisse sia del mosto, sia anche che si chiudevano tutte eventuali le fessure che c'erano. E se praticamente dopo questo si faceva il mosto, si spremeva l'uva e si riempiva la botte. Dopo circa si lasciava aperto. Dopo circa un mese si poteva bere anche il vino. Dopo che era diventato vino, si faceva il travaso. Si sceglieva una giornata buona, una giornata di sole, quando era possibile, e si travasava. Si puliva, e quando ci doveva mettere di nuovo in vino, praticamente si puliva anche con l'acqua. Dopo che era bella pulita con l'acqua, si ci passava un po' di vino, rotolando un po' di vino. Si metteva sopra e ci faceva sempre il rinnovo della chiusura del tappo, perfettamente, e si riempiva di nuovo. Se invece dopo che il vino era finito, praticamente si doveva preparare per l'anno successivo, si puliva, non si puliva con l'acqua perché doveva essere vuota. Di solito io e mio padre la facevamo con un po' di vino, dopo che aveva levato tutto, asciugata, ci passavamo un po' di vino, si attappava di nuovo tutta tranquillamente e se ci faceva un susfarello. Anche perché botti
uso il fare sardo mano. Questo praticamente, se la botte era buona, si consumava tutto. Se la botte, per esempio, era presa di aceto o di muffa, come ci infilava, vedo si asciutava. Quindi quando era buona, di solito ci infilava, ci stava un pochettino, lo uscivo per vedere se funzionava. Lo mettevi così e si attaccava. Praticamente la botte con questo si sterilizzava. Eventuali microbi internamente e cose varie, si sterilizzava tutta perfettamente. Ed era pronta per l'anno successivo. E questo è tutto, diciamo, il botte. Di solito molta gente chiamava per fare questo lavoro, il bottaio, per fare questo, la pulizia della botte, il ciavaso. E praticamente la feccia, quando si levava per farla, per spremere, si metteva in una tina aperta di sopra con un sacco di juta e si appezzava qua, in questo posto, in modo che, tenendo col peso della botte, si spremeva e usciva tutto, rimaneva solo la feccia asciutta quasi. E sì, questo era importante perché si aggiungeva al vino. Era importante questo. Quello che usciva si aggiungeva al vino. Poi, per quanto riguarda la costruzione delle botti, la cura, questa.